Ciao a tutti, ben ritrovati nel mio canale. Qui è Mr. Skill Tech e oggi siamo in un nuovo video, in particolare un video tutorial in cui vi mostrerò come creare la grafica per il vostro canale YouTube. Per chi non lo sapesse, la grafica del canale è quel rettangolo accanto alla vostra immagine e profilo di YouTube. Per realizzarla utilizzeremo uno dei software più famosi di Microsoft. Sto parlando di PowerPoint 2013. Oltre a essere un software tra i migliori per creare presentazioni, ci può essere anche d'aiuto per creare la nostra grafica. Siamo su presentazione vuota e come prima cosa dobbiamo inserire lo sfondo alla nostra grafica. Andiamo con il tasto destro, formato sfondo, e ora possiamo andare su riempimento immagine trama, file, e andiamo a sceglierlo dalla nostra cartella. Io sceglierò un'immagine che ho trovato su internet e ora ci appresteremo ad inserire il nostro nome e il sottotitolo con scritto iscriviti oppure quello di cui ci occupiamo. Intanto scriviamo con il font predefinito e dopo ci appresteremo a migliorarlo. E ora non ci resta che far risaltare le nostre scritte. Mettiamo il grassetto e selezioniamo il font che preferiamo. Il consiglio che vi do è di non rendere la vostra scritta troppo grande, perché dopo andremo a selezionarne un pezzo e quindi a ritagliarla. A questo punto selezioniamo le due scritte, una per ciascuna, e andiamo su strumenti disegno. Qui abbiamo a disposizione degli stili che possiamo selezionare. A me piace molto questo, e ora andiamo a riempire il testo sul riempimento testo con il colore che vogliamo. Ora provvediamo a inserire il contorno, in questo caso un contorno bianco per dargli molto risalto, aumentando anche lo spessore, e infine possiamo dare al nostro testo l'ombreggiatura o comunque il riflesso e anche la rotazione 3D, che è molto interessante. Lo stesso ripetiamo per il sottotitolo, che selezioniamo, clicchiamo sullo stile che ci interessa, riempiamo il testo dello stesso colore, il contorno bianco, e come effetto testo utilizziamo la rotazione 3D prospettica in questo modo. Se vogliamo, ingrandiamo anche un altro po' le scritte. Ora possiamo andare su formato forma opzioni testo per personalizzare il nostro testo con effetti particolari come la trasparenza del testo, il riempimento sfumato delle parole, addirittura o con un'immagine. Tutto questo è a vostra discrezione, potete personalizzare le vostre scritte come volete in questo paragrafo. Oltre alla scritta possiamo provvedere anche a migliorare la nostra immagine e renderla quindi più efficace. Per fare questo siamo già sul formato sfondo e dobbiamo andare su effetti artistici, dove PowerPoint ci mette a disposizione una decina o poco più di stili del nostro sfondo. Voi potete scegliere ovviamente quello che più vi interessa, ma quello che voglio scegliere è questo. Invece, se andiamo su correzione immagine, possiamo aumentare la nitidezza o la luminosità o il contrasto, o fare viceversa nel caso abbiate immagini che non si prestano a queste correzioni. Qui anche il colore, dove troviamo temperatura e saturazione. Ovviamente a me l'immagine piace così, e quando riteniamo finito il nostro lavoro, andiamo su File, Esporta, cambia tipo di file JPEG. Ora provvediamo a salvarlo nella nostra cartella e siamo a posto. Possiamo quindi decidere quali diapositive esportare, e quindi solo questa. Chiudiamo il software, non salviamo le modifiche in quanto è stato già esportato, e vi invito a guardare il prossimo video in cui vedremo come ridimensionare o allargare l'immagine e inserirla poi nel nostro profilo YouTube.
Grazie per avermi seguito, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivermi al mio canale, oltre a visitare la mia pagina Facebook che vi lascerò in descrizione. Grazie a tutti e al prossimo video.